terzo giorno lo sceriffo Wister esce dal pueblo e vede Dark, lontano, risalire la pista che porta al deserto. Monta a cavallo e al passo lo segue. Si lascia portare dalla bestia. Ogni tanto il caldo e la stanchezza lo fanno addormentare. Dopo 3 ore si ferma una sorgente. Pensa che l'indiano potrebbe averla avvelenata, ma riempie le borracce e riparte. Non devo lasciarlo arrivare al deserto, pensa. Ci moriremo tutte e due là dentro. Devo fermarlo prima, pensa. Beve un sorso d'acqua vite. Aspetta che il sole si abbassi un po' all'orizzonte. Poi dice piano: fine del gioco, ragazzo. E parte al galoppo. Dark non sembra accorgersene. Continua al passo, senza voltarsi. Forse sta dormendo. È mio, pensa lo sceriffo Wister. 300 metri, 200 metri. 100 metri. Lo sceriffo Wister estrae la pistola. 50 metri. Dark si volta. Ha una pistola a canna lunga in mano. Mira e spara. Un colpo. Il cavallo di Wister scarta sulla destra, poi frana sulle zampe anteriori e finisce a terra, sdraiato su un fianco. Wister riesce a scivolargli via da sotto. Sente un dolore bruciante alla spalla. Poi sente un secondo colpo entrare nella carne dell'animale. Alza la testa, si appoggia al corpo del cavallo e spara 3 colpi di pistola, uno dopo l'altro. Il cavallo di Dark si impenna sulle zampe posteriori e ruota su se stesso, scalciando nell'aria. Lo sceriffo Wister sfila via il fucile dalla sella. Dark riprende il controllo del cavallo e parte al galoppo cercando di scappare. Wister mira e spara 2 colpi. Gli sembra di vedere Dark piegarsi sul collo dell'animale. Poi vede il cavallo rompere l'andatura, sbandare, fare ancora una 20 metri e franare a terra. Vede il corpo di Dark sbalzato nella polvere. Addio, ragazzo, pensa. Carica il fucile, prende la mira. Dark sta cercando di rialzarsi. Wister spara. Vede uno sbuffo nella polvere, 10 metri prima del corpo di Dark. Merda, dice. Spara ancora. Il proiettile va a morire vicino all'altro. Merda. Dark si alza, recupera la sua pistola. Con l'altra mano sgancia le borse dalla sella. Rimane in piedi, lo sguardo su Wister. 80 metri tra loro. Un tiro di fucile, qualcosa di più. Lo sceriffo Wister guarda il sole. Pensa che non ha ancora molto tempo prima del buio. La spalla gli fa male. Non riesce a muovere il braccio senza sentire una fitta feroce. Allora sgancia le borse dalla sella e se le mette a tracolla sulla spalla buona. Carica il fucile e si mette a camminare verso Dark. Il ragazzo lo vede, si volta e si allontana, anche lui camminando, lentamente. Lo sceriffo Wister si immagina la scena, vista dall'alto, 2 uomini a strisciare nel nulla e pensa: siamo 2 condannati. Camminano per 2 ore. Poi Dark abbandona la pista e piega verso est. Lo sceriffo Wister si ferma. È pazzo, pensa. Si sta infilando nel deserto, è pazzo. Prende il fucile e spara un colpo in aria. Dark si ferma, si volta. Allora Wister lascia cadere le borse per terra. Poi getta il suo fucile. Spalanca le braccia. Dark rimane immobile. Wister gli cammina incontro lentamente. Dark non si muove. Wister continua a camminare, poi a poco abbassa le braccia e avvicina le mani al calcio delle pistole. Arriva a 50 metri dall'indiano. Si ferma. La spalla lo fa impazzire. Sente il cuore pulsargli così forte da fargli male.
Falla finita, ragazzo, grida. Dark non si muove. C'è il deserto da quella parte. Vuoi morire da stupido, grida. Dark fa qualche passo verso di lui, poi si ferma. Rimangono così, uno di fronte all'altro, due schizzi neri nel nulla. C'è un silenzio così orribile che lo sceriffo Wister ci sente dentro Benjamin urlare.